invito la Mura, sì, per il suo intervento su Moodle per la didattica medica, l'esperienza dell'Università del Piemonte Orientale a Avogadro, un lavoro con Della Corte, Alciati, Bordino e Robinelli. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, io sono un medico e non vi nascondo che mi sento un po' in minoranza rispetto a tanti colleghi che si occupano in realtà molto di scienza dell'informazione e di scienza della formazione. Quanti medici sono in sala? Vito, tranne te e me. Ok, siamo... Quindi effettivamente è vero, siamo una vera e propria minoranza. Questo potrebbe deporre male, nel senso che si potrebbe dire ci sono soltanto 2-3 medici in mezzo a parecchie persone che si occupano di questo, chissà mai cosa ci vorranno raccontare di nuovo o di diverso, ok? Io dirò qualcosa in più. Io faccio anestesista rianimatore, mi occupo espressamente di rianimazione, quindi una cosa molto di nicchia rispetto alla didattica medica in generale, ok? Anche più blasonata in qualche modo. Paradossalmente però questa nicchia offre degli spunti paradigmatici, oserei dire, per dei tipi di didattica che possono applicarsi anche ad altre materie, ad altri ambiti. Okay? Quindi è vero, il tutto è di nicchia, ma ci dà qualche spunto in più per offrire il nostro punto di vista a persone che potrebbero beneficiarne e che si occupano di tutt'altro. Perché tutto questo? Su che cosa baso? Su che cosa baso questa mia affermazione? Nella didattica in medicina d'emergenza essenzialmente si insegna a persone che vanno da bambini della scuola primaria fino a medici o diciamo a persone che non si occupano di medicina a fare cosa? A riconoscere un arresto cardiorespiratorio. Ora propongo un piccolo gioco, se ci state, di 10 secondi in tutto. In sala, entro 10 secondi, provate a palparvi il polso carotideo, che si trova al lato del pomo d'Adamo. Tutti, per favore. Paola. Gentilmente. Facciamo passare alcuni secondi. Secondi che... sono rubati la presentazione ma che sono molto utili. Fermiamo il test. Ora, con molta onestà, chi è riuscito davvero a sentire il proprio polso carotideo, alzi la mano. Ok, direi un 60% dell'uditorio. Bene, l'assenza di polso carotideo insieme allo stato di incoscienza è depone per un arresto cardiorespiratorio. Ebbene, una certo, ovviamente siamo tutti svegli, o presumiamo di esserlo ancora a quest'ora, l'assenza di polso centrale, cioè di polso carotideo, è uno dei criteri per la diagnosi di arresto cardiaco. Ora, immaginate questo, noi tutti sappiamo che in medicina, e poi finisco con questo cappello didattico che però è essenziale, poi andremo molto velocemente sulle cose che abbiamo fatto, utilizzando Moodle, naturalmente, sempre Moodle e comunque Moodle. Immaginate questo. In medicina, in genere, cosa si dice alla popolazione generale? Rivolgiti al medico, tutto più, certe volte, al farmacista, ma in genere si dice non ti automedicare, né manco provarci automedicare, cioè medicare qualcun altro, ma rivolgiti al medico. Ora, immaginate invece questo paradosso. La medicina d'emergenza, in controtendenza assoluta rispetto alla didattica medica sia divulgativa che propriamente
diciamo propriamente cattedratica in medicina, che cosa propone? Propone anche ai bambini di 5 anni, 6 anni, 7 anni di saper fare diagnosi di arresto cardiorespiratorio, di saper attivare i soccorsi in maniera propria, appropriata, e attivare i soccorsi in maniera appropriata non è facile, perché bisogna avere in mente una scaletta ben precisa da comunicare al 118, ad esempio, e di praticare delle manovre, che sono quelle che tutti noi conosciamo: il massaggio cardiaco, la ventilazione assistita, ad esempio con la ventilazione bocca a bocca o con delle maschere di Erdal o con dei piccoli portachiavi che si usano in genere, diventano delle maschere protettive con cui, ecco, in questo caso non si dice se credi che uno abbia un arresto cardiaco chiama il medico, ma si dice fai diagnosi, attiva la catena dei soccorsi e pratica delle manovre. Questo è in controtendenza. Quindi la didattica in medicina è trasversale sia per età, ok, in medicina d'emergenza, e sia per contenuti. Questo soprattutto nella medicina dei disastri. E io parlerò essenzialmente di questa. La medicina dei disastri prevede che il medico che venga educato in tal senso abbia delle conoscenze fra le più disparate, che vanno non solo dalle conoscenze mediche classiche, ma anche a conoscenze propriamente epidemiologiche, di logistica, di statistica, di etica. Pensate a quando siamo chiamati come medici a andare a fare soccorsi in paesi completamente diversi dai nostri. Molto banalmente, è una cosa un po' cruda questa, ma si sarà chiamati ad esempio a seppellire delle persone, o comunque a far sì che alcune persone che sono purtroppo decedute siano trattate nel modo corretto per quella popolazione, perché se non facessimo così potremmo esacerbare delle cose, potremmo creare degli attriti che sono, non sono aspetti di scarsa importanza. Non solo, c'è da capirne di economia in generale, e c'è da capire anche di come saper insegnare. C'è un paradigma in quattro punti essenzialmente nel nostro insegnamento, che prevede il fatto di acquisire delle conoscenze, il fatto di osservare gli altri esperti fare delle procedure, il fatto di fare delle procedure insieme all'esperto e il fatto di fare procedure da soli e saper insegnare queste procedure. Quindi da questo punto di vista la didattica in medicina d'emergenza e dei disastri taglia in maniera cross-sectional, in maniera trasversale, sia per età che per materie, una contenutistica molto molto varia. Qui potete vedere una diapositiva, non si vede bene, comunque sono dei bambini che fanno pratica su dei manichini elettromeccanici che simulano un paziente in arresto cardiaco e sono lì nel cortile della scuola a far pratica di questo. Bambini. Spesso, qualche volta leggiamo sui giornali che una bambina, la collega dice giustamente sì, è stata in grado di salvare la vita a qualcuno grazie a... Ora, entrando nel core content della presentazione e avviandoci anche verso la fine, andrò abbastanza lesto, andrò abbastanza veloce a questo punto, parlo dello European Master in Disaster Medicine, di cui sono docente e anche IT advisor, quindi diciamo consigli sulle implementazioni tecnologiche. Il master viene erogato dall'Università del Piemonte Orientale insieme all'Università di Bruxelles e insieme a una serie di università molto blasonate come Yale, Harvard, la University of California ad Irvine, insieme a altre istituzioni europee molto importanti. Utilizzano Moodle, ok?
Ecco, la mappa si vede meglio sulla videoproiezione che non sul computer. C'è una distribuzione degli utenti che va così, l'8%, questo dal 2000 al 2006, ok? L'8% Nord America, Centro America 5%, 5% Sud America, Africa 8%, soprattutto Egitto, Europa, poi abbiamo l'Eurasia, il Medio Oriente, l'Asia e l'Oceania, quindi significativamente una quantità di utenti, anche se non numerosissima, parliamo di alcune centinaia, non di decine di migliaia come ho sentito in parecchie relazioni, però è significativo perché questi utenti qui non hanno mai usato Moodle in vita propria e provengono da tutto il mondo. Questa è la provenienza degli insegnanti per quest'anno, essenzialmente abbiamo in rosso quegli insegnanti che vengono dagli Stati Uniti e in tutti gli altri colori insegnanti facenti comunque capo all'Europa. Quando dico che gli insegnanti vengono dagli Stati Uniti eccetera eccetera, intendo anche fisicamente, perché il master si svolge sia in formazione a distanza sia in formazione in presenza, quindi queste persone a maggio si riuniscono in Italia, in Piemonte, e portano avanti il lavoro già iniziato mesi prima con l'e-learning. Noi proponiamo un baseline assessment a questi studenti. Il concetto di base è questo. In genere, tre minuti, ok. In genere quello che si chiede come assessment, ad esempio sulla performance della rete o cose del genere, è: che connessione hai? Io onestamente dal mio ospedale non ho la più pallida idea di che connessione io abbia. Probabilmente avrò, che ne so, non lo so, nel senso che so di avere una connessione internet, non so esattamente che tipo di connessione sia, né mi è dato saperlo perché il CED blinda qualsiasi tipo di informazione del genere, e soprattutto anche a fronte di una velocità molto elevata non potremo sapere se i firewall bloccano o meno alcuni tipi di contenuti. Questa diapositiva mostra quello che Moodle integra ormai dalle primissime versioni, e cioè il test callless, cioè il constructivist online, learning environment survey, che ci fa vedere, in questo caso qua, è cosa ci si aspetta, e questo qui è un vero snapshot preso dalla classe di quest'anno. Che cosa la classe si aspetta sia di ricevere dai propri pari, dagli studenti quindi, sia dai tutor, sia dal punto di vista dell'appropriatezza dei contenuti, eccetera, eccetera, eccetera. È importantissimo questo, perché il Colles è un test, sebbene non ufficialmente validato nel senso più canonico del termine, è un test che già è integrato in Moodle da anni, e se tutti quanti si prendessero la briga di inserirlo, semplicemente è molto banale farlo, noi potremmo confrontare i nostri dati, cosa che finora non abbiamo fatto. Questo è importante. Qui andiamo avanti, qui noi facciamo un test per vedere che tipo di video possono avere gli studenti, eccetera, eccetera. Questo qui è sempre fa parte del Network Performance Assessment. Salto completamente la parte relativa all'approccio behaviorista e all'approccio costruttivista, li utilizziamo entrambi, ok, nel master. Qui c'è una vecchissima slide degli anni 70 di una classe propriamente behaviorista, questo è Plato, che molti di voi riconosceranno, vedo Paola che ride, sorride piacevolmente, e è anche molto facile imparare come hackerare il sistema, e il lavoro dell'insegnante era un lavoro fatto soltanto in backstage, cioè l'insegnante preparava tutti i contenuti, poi era il computer a gestirsi il tutto, mentre invece in un approccio costruttivista
l'insegnante, come tutti ben sappiamo, riacquista il proprio ruolo e diventa parte integrante del processo formativo, a differenza estrema rispetto all'approccio di Skinner, che è stato anche duramente criticato. Credo che il tempo sia finito. Queste sono le ultimissime diapositive. Abbiamo lo studente che interagisce con le lezioni e con i test, quindi se fosse soltanto questo sarebbe soltanto un approccio behaviorista, ma anche ha la possibilità di utilizzare forum, blogs, di dialogare con i tutor, con gli insegnanti, con i propri colleghi. Qui gli studenti imparano come fare. Sottolineo, e siamo in fine, siamo nel rush finale, l'importanza dei blog, perché tramite i blog è possibile far sì che il mondo esterno ci possa conoscere, mentre invece, essendo i forum e tutta la parte, diciamo, di Moodle che è relativa all'autenticazione, tutto quello che c'è dopo l'autenticazione è assolutamente invisibile al mondo esterno, è chiaro che un'attività come un master di medicina d'emergenza, che può essere accademicamente importante anche per chi non conosce tale master, è chiaro che se si iniziano ad utilizzare i blog e a diffondere contenuti nel mondo, quindi, come dicevamo ieri durante il tuo laboratorio, Paola, anyone in the world, sarà possibile per tutto il mondo sapere di cosa si parla nell'ambito del master o di qualsiasi altra attività, diciamo. Qui c'è una piccola mappa relativa alla blog community che si sta creando, man mano si aggiungeranno bandierine. Ok, allora, ultime precedenti. Giochiamo molto nel master, prima di giocare in scala reale, in esercitazioni preparate con dei set veri e propri, set che prevedono sia ambientalmente la costruzione di aerei fracassati, macchine e autobus rovesciati, sia la presenza di veri e propri vigili del fuoco, veri e propri, quindi i drill, come si detti, diciamo, le esercitazioni. Noi abbiamo sviluppato dei giochi integrati a loro volta in Moodle che si basano sulle proprie conoscenze personali. Questo è un videogioco di triage. Il triage è quella cosa tremenda, quando ero bambino avevo gli incubi, che impone al medico, davanti a un enorme numero di persone, di scegliere chi salvare o chi no. Non so chi di voi ha presente questa cosa. Il triage in realtà non è crudamente questo, ma è una scelta di priorità. Se qualcuno si sta soffocando, è chiaro che ha una priorità maggiore rispetto a qualcuno che ha avuto un'emorragia cerebrale che sarebbe curabile soltanto con un intervento chirurgico, che in quel momento non puoi fare. Ok? Quindi è chiaro che tu dai la priorità a chi si sta soffocando, ecco, questo è importante da dire. C'è un processo di apprendimento basato sulla negoziazione sociale. Qui andiamo in giochi di ruolo che permettono di praticamente agire in gruppo in un'isola, tipo Isola dei Famosi, il tutto, diciamo, viene poi raccontato tramite dei cartoni animati, ma è un gioco di ruolo che si basa sulla partecipazione attiva di tutti quanti gli utenti. E questa qui è l'ultima versione, in pratica c'è questa Riceland che permette di far sì di smistare tutti i pazienti nei vari ospedali, eccetera, eccetera. Il tutto è integrato in Moodle a vari livelli. Il livello più semplice di integrazione, e con questo ho finito, il livello più semplice di integrazione è il fatto che i giocatori, man mano che il gioco evolve, aggruppi nei propri forum si scambiano diciamo, le informazioni necessarie per il proseguimento del gioco. Ho concluso. Grazie.